Ciao a tutti gli amici della Viceversa Records e My Sweet Up e ben ritrovati con Reloved, il record Love Day, il disco della vita raccontato in un minuto. Tra schizzi d'acqua salata e un sole meraviglioso a picco vi parliamo dalla stupenda cornice ligure del Golfo Paradiso, uno dei posti più belli d'Italia e per proprietà transitiva del mondo. Ma adesso voce al personaggio che ci racconterà il suo disco del cuore. E da questo meraviglioso sole ligure entriamo nell'antro segreto del personaggio di oggi, Francesco Lis Di Mauro, detto il Reverendo, scrittore, critico musicale, musicista, in questo momento in tutte le librerie con il suo Born Losers, un libro che vi consiglio caldamente di leggere, dedicato ai grandi perdenti della storia del garage rock. In più, direttore, scrittore principale di un bellissimo blog molto interessante che vi consiglio di seguire. Ma adesso la parola al reverendo. Ciao Franco, ciao a tutti voi. Shhh, vietato uscire. Però possiamo sempre viaggiare, quello non ci è stato impedito. Anzi, c'è un metodo infallibile per viaggiare, ve lo dice uno che ha viaggiato sempre o quasi sempre in questo modo qui. Adesso possiamo addirittura utilizzare i droni, ve ne faccio vedere uno. Fantastico, no? Loro sono i Japan, questo è Tim Drum, loro capolavoro assoluto, vertice assoluto della loro discografia, ahimè anche il loro ultimo album, fotografia bellissima firmata da Finn Costello, uno che all'epoca, negli anni 80, fotografò le più grandi band della New Wave inglese, oltre che dell'hard rock. C'è Dave Sylvian che mangia da una ciotola di riso con Mao che lo guarda. Lo protegge in qualche modo, proteggetevi anche voi, ma continuate sempre a viaggiare.